Oggi, dopo avervi parlato nel video precedente rispetto alla correlazione tra torcicollo e plagiocefalia, sempre sul piccolo ego, vi parlo della correlazione tra torcicollo e problematiche alla spalla. Nel senso che se durante la parte di gestazione, quindi durante la gravidanza o durante il parto, il bambino sviluppa delle contratturine alla spalla, potreste vedere che quando viene posizionato pancia in giù, ad esempio, tende a posizionare sempre un braccio posteriormente rispetto all'altro. Questo accade anche in tanti neonati, anche chi ha un torcicollo più o meno marcato, ma anche chi non ce l'ha. Prestate sempre attenzione perché quando si va a decontrarre la muscolatura della spalla stessa, il bambino riuscirà, una volta posizionato prono, a mantenere molto meglio il posizionamento in tummy time, quindi sempre prono, a sostenersi adeguatamente e, essendo la biomeccanica della spalla strettamente relazionata a quella del collo, anche a muovere meglio il collo. Di conseguenza si riuscirà a trattare meglio il collo e a risolvere quel torcicollo, quelle contratture che hanno causato la parte di plagiocefalia. Per esempio, il piccolo Edo prima del trattamento lo posizionava proprio in questa posizione, vedete adesso come posiziona perfettamente il braccio di destra durante il tummy time.